prima di iniziare vorrei rivolgere un po' un piccolo pensiero a tutti voi. Reverendo Padre Provinciale, prima della celebrazione eucaristica, ai piedi dell'altare di Dio, voglio chiedere perdono come pubblicano in fondo al Tempio che non usava nemmeno alzare lo sguardo verso l'alto, ma si batteva il petto dicendo: Signore, abbi pietà di me, peccatore. Ebbene, anch'io questa sera, come lui, dico: Signore, abbi pietà di me, peccatore, per tutte le volte che nel corso di questi anni passati non sono sempre stato fedele ai miei impegni religiosi e sacerdotali. Del male che ho potuto arrecare al popolo santo di Dio, per tutte le volte che non sono stato capace di ascoltare e accogliere la voce dei poveri e dei carcerati. Ecco, dopo aver chiesto perdono a Dio, adesso è più facile lodare e ringraziare Dio per tutti i doni che mi ha concesso, per il dono di essere religioso mercedario, per il dono del sacerdozio e per il bene che ho potuto fare con il suo aiuto e nel suo nome. E ringraziarlo e lodarlo insieme a voi, con fratelli nel sacerdozio, e a voi tutti qui presenti che desiderate condividere la mia gioia. Grazie di cuore. Adesso diciamo insieme: lodiamo il Signore, perché eterna è la sua misericordia. Adesso vorrei dire alcuni episodi della mia vita, sono brevi. Quando sono nato, ecco, mio nonno mi disse: questo c'ha la faccia di monaco. Poi un altro episodio che vorrei ricordare questa sera, no? Dopo che sono stato ordinato, il 31 di ottobre 1969, mentre attraversavo a Roma, vicino al Colosseo, alla strada di San Gregorio, una macchina mi ha travolto e mi sono svegliato all'ospedale dopo 2 o 3 giorni. La stessa notte mia madre ha fatto questo sogno. Si era sognato un pollaio di galline bianche e una gallina bianca uscì dal recinto e una donna già morta a Villa Maina disse a mia madre: come a me, questo pollo te l'ho portato io, te l'ho salvato io, perché avresti perduto. Mamma ancora non sapeva nulla, ma il giorno dopo lo raccontò agli altri e dopo 2 giorni seppe la notizia del mio incidente. E ringraziando Dio, ringraziando anche alle preghiere della mamma, che mi è stato sempre vicino in quei momenti, e quel Signore mi ha concesso di vivere e continuare la mia missione. Il terzo punto che vorrei ricordare, e l'avete voi davanti ai vostri occhi, la casa, o meglio ancora, la chiesa che la comunità di Carpignano ha costruito in India, dedicato proprio alla Madonna di Carpignano. Quelle volte, dopo 20 anni, l'ho cacciato fuori, ma stanno lì davanti a voi. E questo è un grande onore per noi come comunità cristiana di aver veramente costruito una casa dove gli abitanti di quel luogo possono lodare e ringraziare il Signore di tutto. Ringrazio tutti voi. Ringrazio veramente di cuore e preghiamo il Signore che mi assista, che mi guida, che mi aiuti proprio in questo cammino per poter portare a termine la mia missione e con la mia vocazione. Grazie di nuovo della vostra presenza e preghiamo adesso insieme.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, per poter celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, beatissima colpa, e supplico alla Beata Sempervergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli di pregare per me il Signore. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Chiesa con la solennità dei Santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, da quali ha ricevuto il primo annunzio della fede. Padre Santo, che nella tua immensa bontà mi hai chiamato all'intima comunione con Cristo, eterno Sacerdote, nel servizio della Chiesa, fa che sia annunziatore mite e coraggioso del Vangelo, e fedele dispensatore dei tuoi misteri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro, dunque, era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui.
In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Parola di Dio. Ripetiamo insieme: il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto per essere versato in offerta, ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Cristo. Carissimo Padre Nicola, il primo saluto va a te, che sei il festeggiato e che oggi ricordi i tuoi 50 anni di sacerdozio. Ma nessuna predica può esprimere questo momento così importante, anzi, le parole di un altro uomo possono soltanto sciupare quanto Dio ha scritto nella vita di Padre Nicola, perché è il libro sul quale Dio ha scritto. Sono i 50 anni di vita di Padre Nicola. Lo conoscete tutti, è un uomo semplice. È stato veramente un operaio nella vigna del Signore. Si è lasciato guidare, sapeva che la vigna non era la tua, è la vigna del Signore. Mai ti sei appropriato della sua vigna. Sei stato semplice, con le mani arrugate, con un grande cuore. Hai camminato dove la provvidenza ogni giorno ti ha insegnato ad andare. Ci siamo anche incontrati tantissimi anni fa. È stato il mio maestro di noviziato e nella semplicità ha portato quello che il Signore gli ha suggerito. Padre Nicola non è un professore. Padre Nicola è stato soltanto un uomo di Dio. Il Signore ha bussato alla sua porta e lui ha ascoltato. L'ha portato dove non avrebbe mai pensato di andare. E oggi vuole dire insieme a tutti noi grazie. Vuole ringraziare il Signore perché è stato vicino a Lui. È una lezione per tanti che non sanno che cos'è la fedeltà, per tanti che non credono nella provvidenza, quella provvidenza che si sveglia ogni mattina prima di noi. Per tutti coloro che crediamo di essere efficienti, crediamo nei progetti, crediamo in un Dio costruito a tavolino. Padre Nicola è la dimostrazione della disponibilità alla grazia di Dio. La tua vita, la tua semplicità ha portato Dio fra la gente di tutti i giorni, quella gente molte volte sconosciuta che non ritroviamo nei libri di scuola, in quella gente di casa, a Carpignano, a Cagliari, a Palermo, a Nemi, a San Vito dei Normanni. Il giro d'Italia ha fatto, un grande ciclista, è un ciclista di Dio.
è piccoletto, però ha camminato e ha sempre le scarpe impolverate. È tipico degli uomini di Dio, non si curano delle scarpe, si curano della gente. Due mani per benedire, due mani per accogliere, due mani per riconciliare nell'amore del Padre. Ecco che Padre Nicola, non posso dire altro, posso soltanto invitarvi a dire grazie per quelle due mani piene di Dio, per quelle mani che hanno saputo sempre regalare quella grazia che Dio ogni giorno ha regalato a Lui ogni mattina e ogni sera ha detto grazie perché un altro giorno è passato in sua compagnia. Grazie Padre Nicola. Siamo insieme, facciamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre in mezzo ai secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per gli uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, per opere dello Spirito Santo, è nata nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Proprio crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e salì dal cielo sia resta del Padre e di nuovo verrà nella gloria e giudicato e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore della vita, procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che avverrà. Adesso insieme leviamo le nostre preghiere e suppliche dicendo insieme: ascoltaci, oh Signore. Tu che hai chiamato l'umile pescatore di Galilea e ne hai fatto la pietra su cui è fondata la fede della Chiesa, concedi al popolo cristiano la docilità alla tua parola e alla tua volontà. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Tu che hai scelto l'apostolo Paolo per annunziare ai popoli il mistero della salvezza, manda ancora uomini secondo il tuo cuore, che facciano risplendere la luce del Vangelo ai pagani del nostro tempo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Tu che chiedi un amore più grande a coloro che chiami a seguirti da vicino, assisti il nostro Padre Nicola e tutti i pastori della Chiesa, perché servano con totale dedizione il popolo affidato alla loro cura. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Tu che rendi partecipi della tua beata passione tutti coloro che hai incorporato a te mediante il battesimo, accetta come offerta pura la sofferenza di tanti nostri fratelli, perseguitati a causa del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Tu che guardi con amore ogni uomo e lo previeni con la tua grazia,
Donaci la gioia di seguirti e di fare della nostra vita una continua donazione e un sacrificio di lode. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. O Signore, ti ringraziamo per aver donato alla nostra comunità Padre Nicola. Ti chiediamo una sempre più intensa effusione dello Spirito Santo, affinché possa, saldo nella fede, continuare a testimoniare, giorno dopo giorno, l'amore che tu per primo provi per lui. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Vorrei fare una preghiera e ricordare in questa celebrazione i miei genitori, le mie sorelle morte e anche i miei fratelli e sorelle vive. Vogliamo pregare sia per l'uno sia per l'altro affinché il Signore dia a ciascuno la forza di essere sempre fedele così fino alla fine alla sua parola. Preghiamo. Ricordati, o Padre, della testimonianza degli Apostoli Pietro e Paolo che mediante l'annunzio del Vangelo ci hanno generato alla vita nuova nel tuo Spirito. Convemeci nella fede e guidaci ai pascoli eterni. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. O Signore, la preghiera dei Santi Apostoli ci accompagni l'offerta che presentiamo al tuo altare e ci unisca intimamente a te nella celebrazione di questo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede. Benedici, Signore, questo sacrificio di lode e rinnova con il vigore del tuo spirito il mistero sacerdotale a cui, senza mio merito, mi hai chiamato per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai voluto unire in gioiosa le fraternità i tuoi santi apostoli, Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo, che illuminò le profondità del mistero, i pescatori di Galilea, che costituì la prima comunità con i giusti di Israele, il maestro e il dottore, che annunziò la salvezza a tutte le genti. Così, con diversi doni, hanno edificato l'unica Chiesa e associati nella venerazione del popolo cristiano condividono la stessa corona di gloria. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che, da un confine all'altro della terra, offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, te rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo,
stese il calice e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosce nell'offerta della tua Chiesa la vita immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Pietro Nolasco, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Sergio, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. E adesso lodiamo il Padre con quella preghiera che Gesù ci ha insegnato. Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ad Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un segno di comunione fraterna. Thank you.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare a mezzo, ma di soltanto la parola e il suo sangue. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Preghiamo. Concedi, Signore, alla tua Chiesa che hai nutrito alla mensa eucaristica di perseverare nella frazione del pane e nella dottrina degli Apostoli per formare nel vincolo della tua carità un cuor solo e un'anima sola. O Dio, che mi hai dato la gioia di rivivere in questo sacrificio di lode il giorno della mia ordinazione sacerdotale, fa che io esprima nella santità della vita il mistero che celebro all'altare, per Cristo nostro Signore. Ci mettiamo a sedere e dopo riceveremo la santa benedizione. Ci abbiamo il signor sindaco che vuol salutare padre Nicola. Buonasera, reverendo padre Stefano, benvenuto a Carpignano. È una serata particolare, viene in mente di considerare il tempo. Cos'è questo tempo? 800 anni della fondazione dei padri mercedari, 1218-2018, un lungo tempo. Caro padre Nicola, 50 anni dedicati al Signore sono un piccolo cammino, ma un lungo percorso, e credo che padre Nicola abbia lasciato i segni forti della sua presenza, non solo nella nostra comunità di Grotta Minarde, presso il santuario della Madonna Santissima di Carpignano, ma soprattutto dovunque è stato. Stato ordinato sacerdote nel 1968, un anno particolare, quando cercavamo di vedere in che modo poter far andare il mondo nel mondo migliore. Quindi è un anno che per certi versi viene anche bistrattato, ma per tantissimi versi molto rivalutato. L'insegna dei grandi scritti di Voltaire, Diderot, e soprattutto di Rousseau, si cercava di dare un indirizzo migliore per il progresso dell'umanità. E credo che padre Nicola in questo cammino l'abbia fatto molto bene. Noi vi ringraziamo, caro padre Nicola, per tutto quello che avete fatto e speriamo di potervi avere ancora a lungo nella nostra comunità, perché voi la vostra missione l'avete improntata sempre ad ampio raggio. E cioè non è solo una missione spirituale, ma una missione umana molto importante. E non voglio solamente riferirmi alla vostra, diciamo, attività qui nel santuario della Madonna Santissima di Carpignano, ma anche l'attività che svolgete magnificamente come cappellano per la cura delle persone che ne hanno bisogno. Non mi voglio dilungare perché la serata è bella ed è molto, diciamo, intensa. E quindi a nome personale dell'amministrazione comunale, del consiglio comunale, noi vi esprimiamo una grande gratitudine per tutto ciò che è stato fatto e per tutto ciò che continuerete a fare. Ed è bello questa sera vedere insieme qui la comunità di Grotta Minarda e la comunità di Villa Maina. Colgo l'occasione per salutare il sindaco, presidente dell'Unione dei Comuni Terra dell'Ufide. Ma non è solamente l'incontro di due comunità, è l'incontro della comunità delle Terre dell'Ufide e soprattutto dell'Irpinia. E colgo l'occasione per salutare il fratello di padre Nicola, il professore Di Rienzo, che ha avuto il piacere insieme alla consorte di apprezzare le doti umane e professionali a Sant'Angelo del Lombarde. E quindi a nome, diciamo, dell'intero consiglio comunale vorrei pregare il consigliere Michele Cappuccio, l'assessore Cappuccio e la consigliera comunale Anna Maria Bass di venire a consegnare una targa perché voi possiate ricordare il comune di Grotta Minarda in qualsiasi momento, voi personalmente e anche ovviamente il santuario. Che vi voglio ringraziare molto, caro padre Antonio, per tutto ciò che voi fate e per tutto ciò che continuerete a fare. Quindi un grande ringraziamento a nome dell'intero consiglio comunale, dell'amministrazione, ma credo interpretando i sentimenti dell'intera comunità di Grotta Minarda e di tutti gli amministratori che si sono succeduti nel tempo
Colgo l'occasione, c'è un rappresentante, Vincenzo De Ruga, sindaco di Grottaminard, verso la seconda metà degli anni Ottanta, quindi è una continuità che questa sera vuole rappresentare un tributo a Padre Nicola per tutto ciò che ha fatto. Ma vogliamo anche cogliere l'occasione per fare una preghiera, e quindi vorrei pregare un poco il rappresentante del dottore Luciano Uva di venire qui, perché reverendo padre Stefano le vorremmo affidare una lettera. La comunità, nel salutare l'intera comunità, le vorremmo dare una lettera che la comunità parrocchiale, la comunità di Grottaminard e la comunità delle Spinie vorrebbe affidarla. La facciamo leggere a Luciano, che ha una bella voce, e quindi io colgo l'occasione per salutare tutti i rappresentanti che ci sono qui di tutte le comunità, e perché ci possa essere questo. Prego Luciano, grazie e buona continuazione. Grazie sindaco. Molto reverendo padre Stefano De Fraia, provincia romana, padre Mercedari. Reverendo padre Stefano, vi rivolgiamo a nome personale dell'amministrazione comunale e della comunità parrocchiale sentimenti di vivissime felicitazioni per la nomina, augurandovi buon lavoro alla guida della provincia romana dei padri Mercedari. Per la ricorrenza degli 800 anni, 1218-2018, della fondazione dell'Ordine dei Mercedari e per i 50 anni di sacerdozio di Padre Nicola, sarà un grande onore per noi la vostra presenza a Carpignano, nel santuario della Madonna Santissima Regina dell'Irpinia. Esprimiamo anche un pensiero di gratitudine al nostro Fra Pasquale per il suo continuo impegno nella nostra comunità da oltre 70 anni. Allo stato attuale ci preoccupa un po' la sua salute, curato molto amorevolmente dai suoi cari padri Mercedari, padre Antonio e padre Nicola. Nelle nostre preghiere e nella speranza di poterlo ancora a lungo vedere a messa nella chiesa di Carpignano, vi chiediamo, reverendo padre, che quando il Signore Padre nostro desidera chiamarlo, sia valutata la possibilità di riservare a Fra Pasquale una sepoltura nel nostro santuario, dove ha vissuto l'intera sua vita, sempre a disposizione della Madonna di Carpignano, che lo salvò dalle macerie la sera del terremoto del 1980. Si spera molto in questo desiderio, e nel ringraziare vivamente la Signoria vostra volete gradire, reverendissimo padre Stefano, i più devoti saluti. Seguono le firme del sindaco e la mia in rappresentanza della comunità. Grazie. Caro padre Nicola, non voglio dilungarmi troppo sulla tua persona e sul legame che hai saputo creare tra i membri dell'Associazione Liberi per Liberare. Basta ricordare cosa ha significato per noi incontrarti, conoscerti, parlarti, e quanto affetto, serenità e grandezza d'animo e di cuore hai saputo ispirarci con le tue parole e il tuo esempio. La decisione di essere sacerdote è una scelta d'amore, e noi abbiamo potuto conoscere, grazie alla tua vita, un tesoro di doni e di storie. I tuoi racconti, le persone conosciute, il coraggio e la fiducia che hai saputo regalarci nei giorni di gioia, ma soprattutto in quelli di dolore, fanno di te un grande servo del Signore. La grandezza di un uomo si misura dalla ricchezza umana delle trame della sua vita, e questi 50 anni hanno rappresentato una definizione meravigliosa dello spendersi per gli altri. Tanti cari auguri da tutti i membri di Liberi per Liberare.
50 anni dedicati al Signore sei il nostro esempio di umiltà. Auguri Padre Nicola da tutti noi dell'Associazione Le Forelle. Vogliamo anche sindaco Villa Magna, che sta qui in mezzo a noi, grazie alla sua presenza. Grazie a voi tutti per l'invito e dopo queste belle parole che sono testimonianza dell'impegno e della missione di Padre Nicola, non solo strettamente religioso ma anche nelle sue attività sociali. Io a nome della comunità, di tutta la comunità di Villa Maina che si onora di aver dato il Natale a Padre Nicola, gli voglio augurare anche di più di altri 50 anni di questa missione, sempre vicino ai più umili e ai più deboli, e lo voglio ringraziare per aver mantenuto sempre vivo il legame con la comunità di Villa Maina. Quindi a nome tutta la comunità di Villa Maina, Padre Nicola di Rienzo, ricordo i suoi 50 anni dedicati al Signore, a testimonianza dell'affetto e della stima di tutta la comunità villamainese, terra delle sue origini e formazione spirituale, noi lo ringraziamo. Certamente anche fratello vuole raccontare qualcosa di bello, sì, vero? Sicuramente, anche perché Padre Nicola se lo merita. Caro Padre Nicola, la nostra famiglia, la tua famiglia, oggi è in festa per la celebrazione del tuo giubileo sacerdotale, che ci rende orgogliosi e pieni di gioia. Dopo aver festeggiato i 72 anni di servizio sacerdotale del nostro zio Padre Ottavio Iorio e i 64 anni dell'altro zio, Monsignor Gaetano Iorio, posso dire che il Signore ci ha veramente benedetti, dandoci l'opportunità di partecipare ancora una volta nella vita ad un evento tanto raro quanto unico come quello al quale abbiamo assistito. Sì, la benedizione del Signore si è concretizzata con la vostra presenza nel seno della nostra famiglia. In questa occasione non possiamo dimenticare chi 50 anni fa c'era ed oggi non c'è più. Il nostro pensiero va soprattutto ai nostri genitori, papà Felice e mamma Erminia, e alle sorelle Fairuccia e Silvia. L'altra sorella, addolorata, giovanissima, era già volata in cielo tanto tempo fa. Che erano orgogliosissimi di avere rispettivamente un figlio e un fratello sacerdote, appartenente alla grande comunità mercetaria, nonché ai sommenzionati zii che per primi compresero la genuinità della tua vocazione e indirizzarono il tuo cammino verso il presbiterato con consigli e aiuto nelle difficoltà che certamente non sono mancate. Che dire di Padre Nicola? Nei giorni scorsi un nostro parente mi ha detto: Padre Nicola è semplice. All'apparenza tale aggettivo sembra banale, ma in effetti esso rappresenta e caratterizza tutta la tua vita sia come frate che come uomo, e forse nessuno più di lui ha saputo cogliere la peculiarità principale del tuo essere sacerdote. Sì, tu hai fatto della semplicità e della prudenza descritte nel Vangelo di Matteo la bussola che ti ha indicato la strada verso gli ultimi, i poveri, gli emarginati. Basta infatti ricordare il tuo impegno costante verso i bambini e i ragazzi delle missioni, verso i carcerati e anche verso il prossimo vicino, profuso con purezza di intenzione e a costo di tanti sacrifici, per capire che la tua azione pastorale, civile e sociale è stata sempre ubbidiente al comando di Gesù, quando parlando agli apostoli disse: siate prudenti come serpenti e semplici come colombe. Un altro aspetto significativo della tua vocazione è l'essere uomo di pace, nella quale ti sei fatto paladino non solo con la predicazione, ma soprattutto con l'esempio di vita. Dove c'era la divisione, tu hai portato l'unità.
Dove c'era l'offesa, tu hai portato il perdono. Dove c'era l'odio, tu hai portato l'amore. Quindi, Padre Nicola, sei stato e sei frate semplice e uomo di pace, che ha inteso il proprio ministero come servizio a Dio, alla Madonna della Mercede e al prossimo, e come obbedienza incondizionata ai propri superiori e ai vescovi diocesani incontrati nei vari luoghi dove ti hanno inviato a portare la parola di Gesù. Mi piace chiudere con la frase che hai scelto e scritto sulla locandina illustrativa del tuo 50°. Chi è il sacerdote? È un uomo che per essere di tutto, di tutti, egli lascia tutto, e di nessuno per essere di ognuno. Tu sei veramente l'immagine vivente di ciò che hai scritto. Ti abbracciamo forte dicendoti: siamo orgogliosi di te e di appartenere per mezzo tuo alla grande famiglia mercedaria. Che devo dire? Tanta grazia da parte di Dio. Vedere proprio qui sacerdote qui a fianco a me, io non me lo immaginavo proprio. Neanche ci pensavo che tutti i sacerdoti qui presenti sono venuti proprio per lodare insieme a me il Padre Celeste, che nonostante tutto è fonte sempre la sua pace e la sua misericordia. Adesso inchiniamo la testa per ricevere la benedizione di Dio. Dio onnipotente, che ha fondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, venendo a salve nella visione a Cristo e vi riempie della sua benedizione. Amen. Dio, che ha illuminato le genti con la predicazione dell'Apostolo Paolo, vi concede di condurre a Cristo i vostri fratelli. Amen. San Pietro, con l'autorità affidategli da Cristo, San Paolo, con la forza della sua parola, vi accompagnano come maestri e intercessori perché possiate giungere alla gloria eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.